Vi presento una grande ed interessante iniziativa. Fiocchi, i medagliati dell'ultima Olimpiade di Rio ed io porteremo i giovani studenti del Politecnico di Milano, sezione di Lecco, a provare il tiro a volo. Prima l'incontro in istituto. Guardate com'è andata. Non mi sembra che sia in grado di sparare davvero i piattelli, ma è tutto finto, non è vero. No? Lo sport per me, per la vita del tapiroforo, è stato veramente molto importante. Mi ha dato una serie di opportunità straordinarie, io ho avuto la fortuna di farne tanti, proprio anche a livello agonistico, perché dopo un po', quando arrivavo al top, mi rendevo conto che non ero così bravo e cambiavo. Il giovane ha l'opportunità di incontrare i fenomeni di quello sport, cosa che non capita per esempio nelle altre discipline sportive. Abbiamo pensato di organizzare una sezione per neofiti, noi organizzeremo questa giornata pratica con un istruttore che è qui, eccolo, Renato Lamera. E dopo la presentazione, via verso la pratica, a Cieli Aperti, Cologno al Serio in provincia di Bergamo. Come sta? Buongiorno a lei. Buongiorno. Come profumato, è sempre profumato come un lord. Noi siamo pronti da adesso in poi. Si spara, avete sentito? Sparerete in due modi diversi. Alla fossa olimpica, cioè quella che la nostra Jessica ha vinto le Olimpiadi, quindi sparerete dei piattelli olimpici, proprio con le velocità da Olimpiadi. Quindi buona giornata, in bocca al lupo a tutti e buon divertimento. Buongiorno giovani, qua entrerete in un mondo che è favoloso, perché si distacca completamente da ciò che è la caccia, da ciò che sono le armi. In realtà il rapporto è tra voi e questo disco arancione che esce da una macchina. Va bene, allora io mi preparo l'attrezzatura, poi entrerete un po' per volta, grazie. Lui esce da lì quando lo teniamo e noi gli spariamo là. Lo sale dritto, l'hai rotto. Sì, diciamo che è nel cielo. È sparato. Soltanto il retro da Angoloid e il torre d'acciaio oro. Fortunati però devono restituire la sua mancata perché sono una presa di macchine. Grazie a tutti per aver visto. Amici, allora siamo per caricare i fucili in macchina. Anche oggi è stata una giornata straordinaria, ci siamo divertiti, abbiamo iniziato dei ragazzi a tiro al piattello. La nostra, diciamo, missione è quella di allargare il più possibile questa disciplina, farla conoscere a più ragazzi possibili, perché vi assicuro che è emozionante sia praticarla che vedere, insomma, i giovani che per la prima volta imbracciano un fucile e cercano di abbattere il dischetto arancione. L'appuntamento è alla prossima iniziativa. Da Cieli Aperti tutto, Valerio Staffelli, a voi la linea, ragazzi.